Con 149 voti a favore è passata in Senato la legge sull'omicidio stradale. L'Aula ha detto sì al voto di fiducia chiesto dal governo sul DDL per l'omicidio stradale. I voti a favore sono stati 149, 3 contrari e 15 astenuti. Secondo il testo approvato, la pena massima per chi, guidando in stato di ebbrezza, con grado alcolemico superiore a 1,5 o sotto l'effetto di droghe, uccide più di una persona e fugge, è di 27 anni. Se invece, come riporta l'ANSA, la vittima è una, il colpevole rischia da 8 a 12 anni di carcere, che diventano 18 se fugge dalla scena dell'omicidio. Per quanto riguarda la patente, il DDL prevede la revoca da 15 a 30 anni dopo la condanna definitiva. Tra le modifiche al codice penale, l'inserimento dell'omicidio stradale tra i delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza. Inoltre, chi rifiuta di sottoporsi agli esami per accertare lo stato di ebbrezza alcolica o di sostanze stupefacenti, viene coattivamente sottoposto ai prelievi biologici per gli accertamenti, nel rispetto degli accorgimenti già previsti dal codice penale. La legge era attesa anche nel Vallo di Diano per i numerosi casi che si sono verificati negli ultimi tempi. Esprimo la mia più grande soddisfazione, ha dichiarato a caldo il presidente dell'associazione Life, Daniele Campanelli, per l'approvazione della legge sull'omicidio stradale. Una grande vittoria di civiltà per quanti in questi anni hanno combattuto affinché tale legge fosse approvata. Ora, per vedere l'efficacia, ci vorrà tempo, ma sicuramente è stata assicurata maggiore giustizia alle vittime della strada e ai loro familiari. È importante però continuare nella formazione, nella sensibilizzazione, è importante far conoscere per prevenire.